quale motivo noi studiamo Freud anche come filosofo e non soltanto come padre e maestro della psicanalisi. E innanzitutto Freud è stato uno dei maestri del sospetto. Lo abbiamo detto di Marx, lo abbiamo detto di Nietzsche e adesso ne parliamo in quanto a Freud, perché Freud ha sospettato dell'unità dell'io. Che cosa significa sospettare dell'unità dell'io? Significa sospettare della coscienza, cioè sospettare che la coscienza non sia unitaria, ma che presenti delle aree, delle zone, delle zone che sono oscure, che sono mal conosciute e che tuttavia determinano i nostri comportamenti consci. Ora, quando noi diciamo io, allora non intendiamo qualcosa di omogeneo e di unitario, ma non sappiamo bene a che cosa ci stiamo riferendo. Questo ci getta sicuramente nell'incertezza. Freud ha scoperto che esiste l'inconscio e soprattutto che l'inconscio è una zona più vasta del conscio e che determina appunto i nostri comportamenti cosiddetti razionali, di cui spesso non sappiamo che cosa pensare, non sappiamo da dove provengano e soprattutto perché non siamo in grado di evitare di metterli in atto. Che l'io dunque non sia padrone in casa propria, in qualche modo, secondo Freud, è la terza umiliazione a cui l'umanità si è dovuta piegare. Dopo l'umiliazione che le ha inflitto Copernico, dicendoci che l'uomo non è al centro dell'universo, e dopo l'umiliazione che le ha inflitto Darwin, dicendoci che l'uomo non è nato e stato creato così bello e perfetto come lo vediamo oggi, ma è il frutto di un'evoluzione successiva che è passata anche attraverso il regno animale e che ci rende parenti prossimi con le scimmie. La terza umiliazione appunto è quella che ci infligge Freud, dicendoci che l'io appunto non è padrone in casa propria e dunque non siamo padroni completamente delle nostre azioni e che il libero arbitrio è veramente un mito e un'utopia alla quale dobbiamo rinunciare. Un'altra cosa interessante che ci lascia il Freud filosofo è sicuramente la sua riflessione riguardo al tema della civiltà. La civiltà che, secondo Freud, è un male minore rispetto al caos, rispetto all'anarchia di un mondo senza regole. Eppure la civiltà, nonostante sia un male minore, è comunque qualcosa che ha un costo in termini psichici, perché ci rende tutti un po' repressi. Ci rende repressi perché agisce su di noi con una serie di divieti e di prescrizioni che noi paghiamo, che tutti noi paghiamo in termini di nevrosi. Quindi sicuramente all'interno della società, secondo Freud, non si potrà essere mai completamente felici, ma questo è comunque preferibile ad un mondo senza regole in cui vigono l'anarchia, il caos e la violenza. Ora, Freud ci lascia sicuramente in eredità molto anche dal punto di vista del suo lavoro in quanto medico, perché lui è partito da una serie di studi sull'isteria, una malattia psichica che ha affrontato con un approccio scientifico molto vicino alla nostra sensibilità di contemporanei, perché ne ha cercato l'eziologia, ma soprattutto perché ha sempre dato, riguardo ai comportamenti che ha studiato, delle definizioni che sono descrittive e non prescrittive, ovvero se ne è occupato descrivendone i sintomi, descrivendo appunto i comportamenti, ma sganciando queste definizioni da un qualunque tipo di valutazione morale o di giudizio in generale. Quindi ha utilizzato dei termini tecnici, come dicevamo, che sono essenzialmente descrittivi. E così come ha fatto Schopenhauer, ha scoperto che alla radice di ogni forma di essere e di vita si trova una sorta di desiderio irrazionale e di pulsione che Schopenhauer chiamava la volontà di vivere e che Freud chiama libido. Ma la libido, per Freud, è una dimensione psichica inconscia, è certamente una pulsione, un desiderio sessuale, ma non è soltanto un desiderio sessuale. La libido è un'energia vitale in senso generale, che mantiene il soggetto vivo e vitale, mantiene anche il bambino, anche se il bambino non è naturalmente spinto alla libido da fini riproduttivi, ma è comunque un tipo di energia generale che lo tiene appunto in vita. Noi sappiamo anche che Freud ha parlato di qualcosa di molto interessante come il superio, un altro concetto che dal punto di vista psicologico, ma non soltanto, anche filosofico, è estremamente denso poi di conseguenze sul pensiero successivo. Il superio è una serie di proibizioni, di restrizioni che sono instillate nell'individuo fin dai primi anni di vita
e che poi diventano talmente proprie, talmente intrinseche nel bambino, che questo se le porta dietro anche nell'età adulta e le fa proprie, le rende una parte inscindibile della propria personalità. Tanto è che quando l'adulto non rispetta le prescrizioni del superio, si sente poi in colpa, prova dei rimorsi e quindi sviluppa delle nevrosi. A questo proposito possiamo dire che in Freud c'è una riflessione su quello che è la malattia, perché la malattia mentale, la malattia psichica, non è trattata come se fosse semplicemente una tara biologica, in senso positivista proprio, ma viene trattata come una mancanza di equilibrio, come una sorta di debolezza del soggetto che non riesce a districarsi, che non riesce a gestire i due padroni troppo severi, che sono da una parte i suoi istinti e dall'altra parte delle prescrizioni sociali e morali contro le quali non riesce a combattere. E a questo proposito è molto interessante appunto il fatto che in Freud si fa molto più incerto il confine fra malattia e salute, perché in realtà la malattia non è qualcosa di rotto all'interno del nostro meccanismo, di mal funzionante, ma deriva dal normale funzionamento della nostra psiche. Freud ha proprio il merito di aver ridefinito il concetto di normalità, perché è molto problematico come concetto, è molto anche correlato al concetto di anormalità. È come se in noi o ci fosse una parte di normalità e di anormalità e ci fosse anche nei soggetti cosiddetti sani. Questo forse è proprio il senso più profondo del titolo di uno dei suoi testi più celebri, che è Psicopatologia della vita quotidiana, cioè di quei soggetti che sono comunque sani, ma che in determinati momenti lasciano emergere attraverso l'inconscio, attraverso i lapsus, attraverso gli atti mancati, anche un po' di quella anormalità, anche un po' di quella malattia, o meglio di quel disagio che noi tutti siamo veramente impossibilitati a gestire in modo perfetto, a causa appunto di quei padroni troppo severi che ci tirano da una parte e dall'altra. Altra cosa molto interessante che ci lascia Freud in eredità è la riflessione sulla religione. La religione che per Freud non è altro che una sorta di superio collettivo, un super padre che incarna in qualche modo tutti i divieti, tutte le norme che ci dà il padre terreno, ma li rende più generali e più universali. E verso questo super padre noi proviamo la stessa ambivalenza di sentimenti che proviamo per il padre terreno, e quindi certamente amore, certamente desiderio di compiacerlo, ma anche paura per il suo giudizio e paura dei suoi castighi. Quindi ecco interessante la interpretazione della religione in termini psicanalitici. Freud ci ha lasciato molto, non soltanto per quanto riguarda le basi della dottrina terapeutica, ma anche per quanto riguarda l'antropologia, le scienze umane in generale, la filosofia, non parliamo dell'arte, della letteratura e del cinema. Sappiamo benissimo che sentiamo spesso usare espressioni come rimozione, espressioni come pulsione o come inconscio anche in termini colloquiali. Sentiamo spesso parlare del complesso di Edipo o dell'invidia del pene o di altre teorie freudiane, magari anche in termini appunto superficiali, perché Freud ci ha dato appunto un'eredità collettiva, e che sostanzialmente significa che siamo chiamati a cercare di interpretare meglio noi stessi. C'è anche un aspetto, se vogliamo, problematico nell'opera di Freud, che consiste proprio, diciamo, nella capacità interpretativa del terapeuta, perché il terapeuta è fondamentale, deve saper interpretare e decodificare tutti i messaggi che arrivano dall'inconscio del paziente. Il problema è che questa capacità interpretativa non è mai completa, perché empiricamente sarebbe impossibile pretendere di conoscere l'inconscio del paziente in modo esaustivo. Nell'inconscio, a parte che è inafferrabile, e poi ci sono veramente troppi dettagli, c'è troppo, non si può conoscere completamente. Quindi la domanda è: la psicanalisi è una vera scienza in questo senso? Ci saranno dei filosofi che sosterranno il contrario. Uno di questi sarà Karl Popper, il quale sosterrà che le teorie psicanalitiche in sé non sono scientifiche perché non sono falsificabili, ovvero non sono suscettibili di essere smentite attraverso delle prove empiriche, e per questo motivo appunto non sono veramente scientifiche.